Buongiorno e benvenuti a Smart Italia, la rubrica con cui ogni giorno vi raccontiamo il Formez che non si ferma e il paese che non si ferma. Oggi incontriamo un nostro carissimo collega, Gianni Agnesa, che lavora nella sede di Cagliari, responsabile di un progetto proprio con la regione che si chiama Campus Sardegna. Buongiorno Gianni, che cosa ti sei inventato per portare avanti un progetto che si occupa di promozione e salvaguardia del territorio, quindi immagino che voi avevate delle attività un po' diffuse. Buongiorno. Buongiorno, guarda Claudia, il nostro è un progetto che è nato 2 anni fa circa per lo sviluppo della cultura del paesaggio ed è in attuazione da 1 anno e mezzo. Contempla, prevede 20 corsi, tanti perché dobbiamo coinvolgere tutti i tecnici dei comuni della Sardegna e degli uffici regionali, anche gruppi di liberi professionisti ed imprenditori. Quindi il corso è nato, il progetto è nato come attività blended. Sulla base della lunga esperienza che ha Formez in materia di corsi blended, diciamo di azioni di sistema, cioè di attività rivolte a molti partecipanti distribuiti su territori ampi. E quindi è nato in questo modo con circa un 40% delle attività previste a distanza. Questo è stato un vantaggio straordinario nel momento in cui c'è stata la necessità per il coronavirus di dover trasferire le attività da attività in presenza a attività a distanza. Ecco, nel fare questo, nel trasformare un corso blended in un corso interamente online, vi siete organizzati in modo così, oppure avete un riscontro che la vostra strategia per questa trasformazione è quella più corretta? Allora Claudia, gli accorgimenti sono stati questi. Ogni attività in presenza, diciamo una giornata di 7 ore, è stata spacchettata in 3 webinar di 1 ora e mezzo. Noi abbiamo la fortuna, la grande fortuna, avendo fatto un'attività già in origine, blended, di avere docenti e partecipanti che sapevano utilizzare le piattaforme e gli strumenti a distanza. Questo è stato un vantaggio incredibile perché dal giorno in cui noi abbiamo deciso di cambiare da attività in presenza a attività a distanza siamo stati immediatamente operativi. In più, avevamo previsto, proprio per le difficoltà tecnologiche, di fornire a tutti i partecipanti già all'inizio del corso cuffia e microfono in modo tale che fossero immediatamente operativi e ci siamo trovati a nostro vantaggio. Devo dire che le attività sono molto seguite, cioè col passaggio all'attività interamente a distanza noi non abbiamo avuto defezioni e quindi riusciamo ad avere sempre webinar molto partecipati. Posso dire, se posso aggiungere un dettaglio tecnico, le attività a distanza consentono un'interazione certe volte paradossalmente superiore a quella dell'attività in presenza, perché con la chat tu puoi commentare istantaneamente l'affermazione del docente. Naturalmente parliamo di classi che ormai hanno un minimo di esperienza e quindi non esagerano neanche nell'uso della chat, ma pongono, e non stanno tutto il tempo a scrivere domande, ma pongono quelle chiave. Quindi docenti preparati e partecipanti preparati. Mi sentirei di dire anche per il futuro, quando questa tragedia sarà superata, che le attività di formazione devono essere concepite sempre come attività blended. E poi come accor altro accorgimento, ti dicevo delle giornate in presenza, come sono state sostituite, anche le attività laboratoriali sono state trasformate in attività a distanza. Quindi ogni gruppo ha un suo tutor che lo segue. Utilizziamo la multimedialità, quindi strumenti come quello che stiamo utilizzando noi adesso, ma anche WhatsApp, si sono costituiti immediatamente i gruppi WhatsApp e ovviamente tutti gli accorgimenti che consentono a un gruppo di elaborare congiuntamente, seguito da un docente, naturalmente anche lui preparato a utilizzare gli strumenti multimediali per poter raggiungere i risultati. Quindi un po' più di attività di animazione, però grazie alle tecnologie siamo andati avanti anche con le attività laboratoriali e non solo con le docenze. Bene, e per il futuro questa esperienza che cosa ci insegna? Una cosa ce l'hai già detta, sempre più percorsi blended con una forte capacità di progettazione online, non soltanto mettere persone di fronte ad un video, no? Come vediamo un po' fare dalla didattica online, che nel settore della scuola non era prontissimo. Quali sono i progetti che questa emergenza ci sta richiedendo, che possiamo fare a supporto del paese e delle amministrazioni? Allora, io direi che
Uno degli accorgimenti, appunto, come dicevo prima, prevedere che qualunque attività nasca da blended. L'altra cosa è che vengano modificati i vademecum, che sono, non sono adeguati al tipo di formazione che si fa oggi e che si farà in futuro. Faccio un esempio. Quasi tutti i vademecum prevedono che siano riconosciuti ai tutor solo il 50% delle attività svolte. Ecco, io devo dire che in queste attività che noi svolgiamo, l'attività di tutoring è fondamentale. Ed è addirittura superiore al numero delle ore che realmente si fanno, perché c'è tutta un'attività interstiziale di animazione che i tutor fanno con i partecipanti. Quindi bisognerebbe apportare delle modifiche. Bisogna prestare molta più attenzione al processo piuttosto che ai contenuti. Questo lo devo dire, questo vale per tutti i tipi di formazione, ma ancora di più per la formazione blend e-learning. Dobbiamo stare attenti al processo che si genera, ovviamente ai contenuti, agli strumenti, a tutto il materiale di corredo, le slide devono essere fatte particolarmente bene perché devono essere proiettate e costituiscono la base su cui si lavora. Però stare molto attenti al processo, quindi avere a disposizione un bravo docente e dei bravi tutor e un technology steward, cioè un assistente tecnico che elimina qualunque problema, diciamo che fatalmente si verifica. Un po' più attenti anche alla distribuzione temporale. Se devo fare un'ora di lezione, devo pensare almeno a un contenitore di 2 ore, mezz'ora prima per preparare le persone a potersi collegare e mezz'ora dopo di restituzione. Ecco, questa è una delle cose fondamentali dell'e-learning, che noi abbiamo a disposizione dopo un'ora di lezione, un'ora che può essere riusata, distribuita, inviata, messa a disposizione di un numero di utenti enormemente più vasto che con l'attività in presenza normalmente non si ha. Gianni, per concludere, ce la faremo? Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo e devo dire questo, come anche nelle attività che sta facendo Formez per il suo personale, costituisce, come dire, una rete di attività che comunque ti tiene collegata al lavoro, collegata a te, al tuo sviluppo di competenze, cioè ti consente di essere generatrice di energie e di risorse, quindi ce la faremo sicuramente. E probabilmente impareremo delle cose estremamente utili per un modo di apprendere e di lavorare migliore. Grazie Gianni, arrivederci. Buon lavoro. Ciao.